Thomas Valerius Sinalli, partiamo un po' dalle prime due giornate. Come ti stai trovando con la tua nuova squadra e anche appunto con tutto l'ambiente, diciamo, qui a Treviso? Bene, l'ambiente, che è secondo me la cosa più importante, è molto buono, molto positivo. Il gruppo è molto unito, siamo tanti nuovi giocatori, però secondo me l'atteggiamento degli italiani che erano già qua, più l'atteggiamento dei ragazzi che siamo arrivati più tardi, è stato semplicemente quello per fare bene il gruppo, e quello è molto positivo, perché siamo, a prescindere che siamo un gruppo che ci siamo conosciuti da poco tempo, siamo abbastanza uniti, c'è tanta unione, non c'è nessuno che vada fuori del sistema, dell'umore generale della squadra, quindi quello è molto importante. Poi la squadra, in termini di rugby, ha ancora bisogno di più tempo, di più partite insieme, di tanti dobbiamo ancora capire il sistema che Umberto ci vuole far fare, quindi bisogna magari essere un po' più pazienti e niente, continuare a lavorare sodo per arrivare dove tutti quanti vogliamo arrivare. Che impressione hai avuto dal pubblico trevigiano alla tua prima partita casalinga venerdì scorso col Munster? No, molto. Io me lo ricordavo un po' da quando giocavo in Italia, però molto, molto carismatico, si sentono tanto, urlano, sono lì che ci danno anche coraggio, quindi quello sicuramente è importantissimo, molto molto importante per noi, sapere che c'è lì dietro una città che ci spinge e che viene anche a vedere le partite è fondamentale. Secondo me quello è anche un punto molto importante, quindi se qualcuno guarda questa intervista e non è ancora venuto a vederci, tutti quanti sono invitati a venire, sapete che per noi è importantissimo. Molto importante. Thomas, un'altra caratteristica che è emersa in queste prime partite è che hai giocato molto, sei stato uno dei più presenti, in più anche già ti sei caratterizzato come uno dei leader della mischia in particolar modo, ma forse proprio di tutto il gruppo, tanto che la prima partita col Mogliano addirittura sei stato scelto come capitano pur essendo un nuovo arrivato. Come ti poni anche di fronte a questa leadership che ti è stata quasi richiesta, insomma, dalla squadra? Sì, bene. Sono venuto qua a Treviso con tanta voglia di fare, di continuare a imparare, di allenarmi solo e soprattutto con il desiderio di avere una stagione molto, molto positiva. Penso che quello sia un fattore determinante. Poi semplicemente quello che ho cercato di fare io è essere un po' da fianco e aiutare anche a Pava, che lui è il leader naturale della squadra, lui è il capitano. Niente, quello che ho cercato io è essere al suo fianco con altri giocatori, per portare i valori un po' della squadra, di quello che vuole fare l'allenatore, portarlo avanti, perché penso che quella sia la forma di che la squadra faccia bene. Prossima partita è per te una partita particolare, l'abbiamo detto più volte, sei stato un giocatore un po' giramondo, hai giocato in tanti club diversi, in tante nazioni diverse, tra le tue esperienze c'è anche quella con gli Scarlets. Ti chiedo subito che ricordo hai e cosa ti aspetti da questa partita. Sì, è una partita speciale per me, perché Scarlets è una squadra dove sono stato per un periodo corto di tempo, e non è anche andata benissimo, non ho finito la mia stagione lì, quindi ho tanta voglia di andare lì e far bene, dimostrare chi sono io veramente,
Quindi sì, c'è qualche. E poi ho anche degli amici lì, quindi sarà una partita sì, importante per me da giocare, senza perdere la concentrazione e senza niente. Dentro lo schema della squadra, dentro il lavoro che devo fare io, sarà una partita importante, non più di tanto. Da questo punto di vista sappiamo appunto la tua esperienza breve agli Scarlets, legata anche appunto dei cambiamenti di staff tecnico che ci furono allora. La stessa cosa è venuta un po' quest'estate con un ulteriore cambiamento. Saranno gli Scarlets quindi un po' un'incognita, no? Non si sa bene ancora come giocano e con che tipo di gioco appunto affronteranno questa partita. Sì, appunto abbiamo guardato un po' le loro partite. Sembrano non essere tanto sicuri di quello che fanno, hanno ricevuto tanti punti, quindi la loro difesa sicuramente è un punto vulnerabile, però la base c'è, sono dei bravi, cioè, se tu guardi giocatore a giocatore, sono tutti bravissimi, hanno tanti nazionali di Galles. Quindi bisogna andare là concentrati e magari non pensare tanto a quello che hanno fatto le prime due o tre partite. Sono una squadra molto seria, magari una delle due o tre migliori del Galles. Quindi non bisogna affidarsi e pensare che se come loro non hanno fatto tanto bene al principio del campionato, magari sarà facile, sarà una partita durissima e dobbiamo andare a giocare contro loro con tanto rispetto. Per quello che è il tuo ricordo, che tipo di atmosfera, dove devono aspettarsi i Leoni al Parchi Scarlets? Il pubblico non è tanto presente, cioè lo stadio non è uno stadio come il nostro qua, che proprio senti quella voglia lì, quella spinta, quella passione. Il stadio non è tanto noioso, diciamo. Però sì, è una squadra che cerca di giocare molto dinamico, giocano sempre in senso, cercano di imprimere tanto ritmo e anche tenere il pallone vivo, quindi quello significa che noi dobbiamo essere molto svegli in difesa, muoverci veloce ed essere capaci di reagire in forma, di una maniera molto esplosiva e così. Sono una squadra che cercano di giocare veloce, un po' lo stile galese, quindi bisogna essere svegli dal minuto zero. Alla fine della conferenza stampa dell'ultima partita appunto contro Munster, dove erano presenti il man of the match Matteo Mucignat, il capitano Cornil Vanzilli, l'allenatore Umberto Casellato, si è parlato molto proprio dei primi otto uomini, con diversi miglioramenti dal punto di vista della mischia, qualcosina ancora da migliorare per quanto riguarda la rimessa laterale. Tu da uomo di mischia e anche da uno dei fari, diciamo, della rimessa laterale, come stai vedendo appunto queste fasi di gioco? Io l'ho visto dal primo allenamento di mischia che abbiamo avuto, che la cosa che ho visto io è che abbiamo un potenziale enorme, abbiamo un potenziale enorme, gliel'ho già detto ai ragazzi la settimana scorsa, una riunione di mischia appunto che abbiamo fatto. E torno a quello che ti ho detto prima, dobbiamo ancora capire, il tallonatore deve capire come lavora il suo pilone sinistro, la stessa cosa per il destro, le seconda dobbiamo un po' ancora capire come entrare di qua e là. Sono dei dettagli che dobbiamo ancora trovare e abbiamo solo bisogno di un po' di tempo, però il potenziale che abbiamo è enorme. Secondo me la prima partita contro Ospreys potevamo fare ancora tanto meglio, solo che l'arbitro ha deciso togliere Rupert, secondo me non è stato tanto giusto. Se tu guardi quando è incominciata la partita eravamo tanto più forti in confronto a loro in termini di mischia. Quindi quella sarà sicuramente un'arma fondamentale nostra, che è anche importantissimo. Parlando della rimessa laterale, abbiamo fatto dalle partite amichevoli abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo cominciato abbastanza bene,
contro Ospreys abbiamo avuto una tensione un 90-95%, quindi molto positivo, e questa partita abbiamo calato un po'. Bisogna anche dire che Munster è una squadra che è molto forte in touch, in attacco, sia in attacco che in difesa, e ci ha difeso molto bene. Sicuramente ce ne sono tante cose che dobbiamo ancora sistemare e migliorare, non è andata bene, però non mi preoccuperei tanto per la rimessa laterale, perché è una cosa che ha sempre funzionato abbastanza bene. Cornil, lui è un po' il leader di questo, l'allenatore anche, è uno molto capace che sa fare molto bene, non mi preoccuperei per questa cosa qua. Da questo punto di vista anche emblematica probabilmente la meta che è nata di Ragusi, nata proprio da una bellissima giocata in rimessa laterale. Quello che forse non è andato, tornando sempre alla partita di venerdì scorso col Munster, è stata un po' la difesa, di cui hai parlato anche un po' in precedenza. Anche lì forse solo questione di pazienza e un po' di amalgama, no? Sì. La percentuale non è bassa, è abbastanza buona. Siamo su un 87%, no? Quindi non è stato tanto negativa in generale. Bisogna, secondo me, essere svegli. Se tu guardi il sistema in generale ha funzionato molto bene, però non ti puoi spegnere per un minuto, perché è proprio quello che capita a questo livello qua. Forse è proprio quello che infatti è costato almeno la seconda meta, probabilmente, no? Sicuramente. Magari non è un problema di difesa, è un problema di concentrazione. Bisogna essere svegli, a questo livello qua bisogna essere svegli 80 su 80. Appena contro Munster, contro Ospreys, Scarlets, qualsiasi squadra, appena molli un secondo, guardi giù, non ti alzi al tempo che ti dovevi alzare, c'è un buco. Loro quando c'è un buco lo approfittano. Quindi bisogna anche capire quello, tutti quanti. Magari quelli che hanno giocato un po' a livelli alti lo sanno già, e invece quelli che vengono di eccellenza o di un livello un po' più basso devono ancora capirlo. Ascolta, terza partita del Pro 12, sarà la seconda di tre trasferte gallesi che avete appunto nel mese di settembre. Da questo punto di vista sappiamo anche un po' le difficoltà che sono dal punto di vista logistico, soprattutto appunto per raggiungere il Galles. E anche il punto di fatto di giocare fuori casa. Dove ti aspetti dei miglioramenti sabato a Clanegley? Spero che essendo la terza partita ufficiale e la quinta, sesta partita della squadra, alcune cose incominciano a uscire meglio, cose che dipendono un po' della coordinazione generale della squadra, quindi spero un miglioramento generale sia nel piano di attacco come in difesa. Poi appunto tornando alla mischia, abbiamo fatto la prima partita del campionato e ci siamo resi conti che siamo forti. La partita scorsa abbiamo fatto anche bene, io spero che questa partita sotto quel punto di vista lì possa essere uno sviluppo e proprio approfittare di quella formazione che è importantissima. Come andrà quindi secondo te, dove si deciderà anche in qualche modo questa partita di sabato? Sicuramente in attacco, facendo quello che abbiamo allenato questa settimana, che è proprio un piano di gioco speciale per giocare contro Scarlets, contro una difesa come loro. In difesa, mettendo tanta pressione, anche di più di quella che abbiamo messo la partita scorsa, perché loro sono una squadra che appena, lo abbiamo visto anche ieri, se tu li lasci far bene le prime due fasi, poi loro prendono confidenza, sono velocissimi, vedi dei sostegni che vengono ovunque. Quindi bisogna proprio, lì secondo me è importantissimo, mettere pressione da capo, dalla prima fase, dalla prima giocata, e non lasciarli proprio prendere quel ritmo che gli dà confidenza.